Buongiorno e ben trovati a dentro la notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana, come ogni giorno andremo a vedere quelli che sono i titoli principali dei quotidiani locali, oggi però lunedì quindi un po' particolare la nostra rassegna stampa perché andremo a vedere anche ehm, che cosa è uscito sul giornale di ieri, sulla provincia di eh, ieri, oggi in edicola invece soltanto il messaggero per cui insomma faremo questo parallelo tra quanto appunto è successo ieri e quanto eh, invece si legge sui giornali oggi. Eh, cominciamo allora con eh, questa mh, con quella pagina di eh, ieri della provincia e il titolo ancora sul caso ASL il ponte non c'entra nulla questo è il titolo scelto appunto dal quotidiano la provincia per parlare eh, di eh, questo caso ASL con Don Egidio Smacchia che esclude ogni irregolarità nella gestione del centro, il fondatore dell'associazione dice sono certo che la magistratura, la magistratura accerterà l'assoluta Correttezza e trasparenza del nostro operato. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia, che poi torna su questo argomento anche nella pagina interna. Caso Asla, il ponte si chiama Fuori, questo è il titolo. Don Egidio Smacchi afferma che la comunità ha agito correttamente. La magistratura accerterà la nostra assoluta trasparenza, ha detto. Eh, ancora il eh, fondatore del ponte. Eh, vediamo invece. Su questo eh, su quest argomento, l'intervista che abbiamo realizzato proprio sabato oh, con Don Egidio Smacchia, per noi c'era Sonia, eh, Sonia Bertino a questa inaugurazione, o meglio a questa cerimonia per il 35 anniversario del ponte, ed è stata l'occasione naturalmente per chiedere a Don Egidio Smacchia. Eh, come eh, sta vivendo appunto questa situazione che vede coinvolta appunto anche eh, il ponte in questa inchiesta della magistratura vediamo Don Egidio, il ponte è molto attivo sul territorio per aiutare i ragazzi e le loro famiglie che in questi ultimi giorni da alcune indiscrezioni da quanto eh, si è potuto capire dalle indagini che hanno iniziato sì, i carabinieri non c'entriamo assolutamente niente, era solo una. Come si dice? Lì hanno preso tutte le carte, ma non c'entriamo niente. Anzi, sono molto riconoscente a quella dottoressa, perché ha cercato di far capire qual era il nostro meccanismo dell'accreditamento. Tutto qui, ma non c'è né passaggio di carte false, né tantomeno di altro. Cioè, queste sono notizie giornalistiche che non hanno, veramente fanno del male perché non hanno, non hanno fondamento. Questo dunque quanto ha detto Don Egidio Smacchia dopo questa, dopo questa naturalmente vicenda che vede coinvolto il ponte in questa inchiesta, anche se appunto secondo quanto dice lo stesso Smacchia e quanto sembrerebbe emergere in effetti dall'indagine della magistratura il ponte sarebbe... Ehm, avrebbe soltanto ricevuto diciamo, la visita, anzi, neanche in pratica eh, i carabinieri, eh, su ordine della Procura, sarebbero andati a prelevare dei documenti che erano all'interno della ASL e starebbero controllando, eh, controllando questi, ma nulla di più almeno al momento. È questo quanto è emerso. Andiamo avanti invece eh, con mh, le altre eh, notizie, perché troviamo. Eh, Quest'altra eh, notizia di cronaca di cronaca giudiziaria sulla pagina del Quotidiano La Provincia, eh, una notizia che riguarda ehm, un Tarquinese per pedopornografia, Tarquinese in manette. Mh, questo il eh, titolo: La Cassazione lo ha condannato ad otto anni di reclusione bloccato sull'Aurelia dai carabinieri VN, queste le iniziali. 37 anni fu protagonista di molestie sessuali scoperte dalla polizia nell'ambito dell'operazione Orcomarino, questo è quanto scrive il quotidiano eh, La Provincia, titolo che troviamo anche nella pagina interna, sentenza della Cassazione, condannato pedofilo eh, a Tarquinia, un 37enne bloccato di notte sull'Aurelia dai carabinieri mentre tentava la fuga, rinchiuso nel carcere di eh, Civitavecchia, eh, un ex... Eh, poliziotto oh, accusato di traffico di eh, materiale pedopornografico e molestie sessuali deve scontare otto anni di reclusione. Questo è quanto scrive ancora il eh, quotidiano. Eh, la provincia su questo um, su quest argomento. Andiamo a vedere invece anche le altre eh, notizie, come ad esempio questa che eh, riguarda eh, la questione della TIA con l'MDC e il Codacons alleati nel eh, ricorso. Questo il eh, titolo: pace fatta tra Rienzi e Astarita. Vediamo. Eh, anche questo oh, titolo, Codacons ed MDC insieme contro la TIA, mh, pace fatta tra le due associazioni, titolo questo all'interno della pagina della provincia, ma anche qui nella conferenza stampa di, eh, diciamo di presentazione di, questa, di questo ricorso che entrambe le associazioni presenteranno al capo dello Stato, eravamo presenti con le nostre telecamere e sentiamo che cosa ci hanno detto i protagonisti. Un adeguamento TIA che non piace sia ai cittadini di Civitavecchia che alle associazioni dei consumatori? Sì, è un po' losco questo adeguamento. Guardando le carte non si capisce perché è stato fatto. In realtà è stato fatto per salvare la società concessionaria che stava fallendo, ma non è assolutamente legata ai costi. Mentre gli adeguamenti di tariffe si possono fare solo se aumentano i costi per produrre il servizio. In realtà dicono addirittura che loro lo fanno perché non sono riusciti a incassare i soldi dal 2007, di, di dieci anni prima, cioè noi dobbiamo pagare, voi dovete pagare per chi non ha pagato dieci anni fa. È una cosa folle, assurda. Finirà anche alla Procura della Repubblica, a mio parere. Ecco, oltre a finire alla Procura della Repubblica, voi vi siete attivati per presentare un ricorso al Capo dello Stato. Sì, facciamo un ricorso che è tipo Altar, però siccome ha più tempo per poterlo fare, si chiama ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tutti i cittadini che pagano la, la TIA possono farlo, entro il 10 maggio devono venire però nella sede di Civitavecchia oppure collegarsi al sito www.codaconso.it e lì troveranno tutte le istruzioni. Un adeguamento di TIA 2011 da una parte e delle bollette dell'acqua sempre relativa al 2011 da un'altra parte che non soltanto chiedono uno sforzo grandissimo alle famiglie di Civitavecchia ma che suonano un po' strane. Sì, decisamente sì, sembrerebbe quasi che eh, questa amministrazione stia cercando in qualsiasi maniera di fare cassa. C'è stato un caso singolare che ci è stato prospettato perché stiamo iniziando a interessarci anche delle bollette dell'acqua in cui sono stati consumati oltre 1400 metri cubi negli anni 2010-2011. Siamo andati a leggere il contatore, secondo quelle stime, questa famiglia avrebbe poi consumato solo 200 metri cubi nel 2012 e nel 2013 è poco credibile e sembrerebbe quasi voler scaricare l'intero costo dell'acqua consumata fino ad oggi entro il bilancio 2011 per andare a chiudere e ricordiamo ancora deve essere chiuso il bilancio 2011 così strano e così particolare. E queste dunque le impressioni dei due presidenti del, delle due associazioni che appunto hanno dopo, dopo essersi eh, beccate per molto oh, tempo, per qualche settimana, poi hanno deciso appunto di fare la pace e di presentare questo ricorso insieme contro l'adeguamento della PTI. Andiamo avanti con le altre eh, notizie perché eh, restando oh, sempre sulla uh, pagina del, della cronaca uh, c'è questa... Altra notizia: un'estorsione tra minori, arrestata una coppia di eh, Cevita Vecchia. Questo il titolo scelto dal quotidiano La Provincia, titolo che troviamo anche nella pagina. Eh, interna, mh, estorsioni tra minori arrestati genitori. Questo il titolo è successo a Tarquini, anche se la coppia è eh, nativa di Civitavecchia, è stata bloccata dai carabinieri del Luogotenente Girelli. Hanno aiutato il figlio a farsi consegnare denaro da un coetaneo al quale era stato rubato pure il cellulare. Questo eh, è quanto scrive la provincia. Vediamo eh, poi altra notizia che arriva sempre dal comprensorio. In questo caso da Santa Marinella con il titolo sul centro anziani che torna a rischio chiusura. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia per questo allarme che viene lanciato dal presidente del centro anziani di Santa Marinella. Vediamo anche qui il titolo nella pagina interna. Eccolo qua il centro anziani rischia la chiusura. Santa Marinella, nuova allarme del Presidente Valeriano Mollichella, che ieri ha inviato una lettera al sindaco Bacheca, il responsabile della struttura di Via Lazio, si dice pronto a riconsegnare le chiavi, non ho più la possibilità di gestire il circolo in quanto non sono stati rispettati gli accordi. Questo è quanto scrive eh, il quotidiano eh, La Provincia su questo eh, su quest argomento. Ma Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere appunto le altre notizie, quelle che riguardano diciamo la parte culturale, perché c'è questo titolo sul, eh, sul certamen traianeum premiati i vincitori. Questo è il titolo, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Eccolo qua. Certamen premiati i vincitori. Appunto, questo. Il titolo possiamo vederlo anche nella pagina eh, interna Certamen: il successo della cultura. Questo è quanto scrive. Il eh, quotidiano oh, La Provincia, ieri la premiazione dell'edizione appena conclusa che ha confermato l'importanza dell'evento per i ragazzi e la città, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia Cacciaglia dice così si insegna ai giovani come venga premiato eh, il eh, merito. Queste dunque le parole del presidente della Fondazione Cariciv, ma sentiamole direttamente ai nostri microfoni in queste interviste. Vediamo. In una società dove la cultura e la formazione scolastica subiscono drasticamente tagli alle spese e perdite di garanzie per il futuro dei nostri giovani, eventi come quello che stamane si è tenuto presso l'Aula Magna del Liceo Classico dell'Istituto per l'Istruzione Superiore Guglielmotti di Civitavecchia assumono un'importanza particolare. Gli studenti dei tre licei facenti parte dell'Istituto, ad indirizzo classico, artistico ed umanistico, oltre a numerosi altri licei classici della capitale, come il liceo Cante ed il liceo Virgilio, sono infatti stati premiati e riconosciuti per l'apprendimento culturale. Nell'aula magna del liceo classico Guglielmotti erano presenti Stefano Giannini, delegato alle politiche culturali giovanili, il presidente della Fondazione Cariciv, avvocato Vincenzo Cacciaglia, promotore e finanziatore del progetto, ed alcuni professori responsabili presso gli istituti superiori partecipanti. Ed è il delegato alle politiche giovanili, Stefano Giannini, a ribadito la veste del tutto particolare del ringraziamento che intende indirizzare alla Fondazione Carice di Civitavecchia. Si è trattato di un evento importante sostenuto dalla Fondazione, afferma il giovane delegato, perché permette di instaurare nei giovani la consapevolezza e la responsabilità di crescere e muoversi in una società dove la cultura possa ancora contra contraddistinguere l'individuo. Oggi aggiunge: è importante pensare ad una formazione scolastica che insegni la meritocrazia che premi i giovani per le loro conoscenze culturali, perché la società di domani possa sempre più improntarsi al merito intellettuale, dimenticando personalismi, raccomandazioni e fenomeni analoghi che distruggono il funzionamento di qualsiasi struttura. Il certamen verteva su varie prove che rispecchiavano le specializzazioni dei vari licei partecipanti. Ancora una volta a Civitavecchia la Fondazione Karicev dimostra di avere un ruolo importante nella sensibilizzazione culturale dei più giovani proprio a partire dalla formazione scolastica, che possa, oggi più che mai e sempre di più, costituire una carta da visita vincente per chi si affaccerà presto al mondo del lavoro. Questo è il servizio dunque della nostra Romana Angeloni per descrivere appunto la premiazione del certamen Traianeum avvenuta sabato, come avete visto, i premi consegnati dal presidente della Fondazione Vincenzo Cacciaglia. Andiamo a vedere appunto anche gli altri titoli. Per quel che riguarda, ad esempio, lo sport, andiamo a vedere quello che propone per la, per la questione. Eh, del, ehm, della Pallanuoto con finalmente la SNC che sfata il tabù trasferta con Pagliarini in panchina. Nuovo allenatore per quel che riguarda naturalmente il campionato di serie A2. Questo appunto quanto scrive la provincia per quel che riguarda la pagina dello sport. E poi c'è questo, ehm, questo editoriale di, eh, del nostro direttore Massimiliano eh, Grasso. Per quel che riguarda l'inaugurazione della Marina, un taglio di naso. Per voltare pagina, questo è il titolo dell'editoriale di eh, Massimiliano eh, Grasso. Andiamo a leggere appunto qualche riga di questo editoriale perché, appunto ieri c'è stata l'inaugurazione della Marina ehm, che eh, assume un forte valore simbolico, scrive eh, Grasso, non solo perché dopo oltre dieci anni si taglia il nastro di un'opera finalmente completa che fu ideata durante il primo mandato dal, eh, da sindaco di Tidei. Fu progettata dal suo successore Alessio Desio per essere poi ripensata e realizzata fino alla nota vicenda del fino alla. Eh, nota vicenda eh, del blocco dei lavori per i negozi locali tecnici da Gianni Moscherini, ma soprattutto perché si spera con la cerimonia eh, di eh, oggi, di ieri, naturalmente si chiuderà un decennio di veleni, di scontri, di divisioni in cui una città intera è stata spaccata ed etichettata a secondo dei tempi in tideiani e moscheriniani. Contrapposizioni che, specialmente nel contesto di crisi attuale, non interessano nessuno, lo si evince proprio dalla Marina, simbolo per eccellenza di queste sterili contrapposizioni. Che hanno portato per mesi ad un cantiere bloccato nel cuore della città, proprio nel punto di sbarco di centinaia di migliaia di turisti che hanno potuto contemplare quello che rischiava di diventare l'ennesimo monumento al degrado e allo sperpero di denaro pubblico. Speriamo che eh, oggi, che ieri naturalmente, quel taglio di nastro faccia voltare pagina a tutta la città e che si possa ripartire dalle cose da fare per tirar fuori Civitavecchia dalla crisi. Questo dunque è quanto scrive. Massimiliano Grasso sull'editoriale di ieri della provincia. Allora andiamola a vedere questa marina, perché naturalmente ieri c'è stata questa inaugurazione, eccolo qua il titolo che troviamo sulla pagina del quotidiano Il Messaggero. La marina inaugurata sotto l'acqua. Questo il titolo del quotidiano Il Messaggero. La riapertura Tidei e Moscherini insieme alla cerimonia il sindaco Pietro Di Dei naturalmente ha tagliato il nastro della marina riqualificata la cerimonia è stata rovinata però purtroppo dalla pioggia eh, che ha tenuto a casa tanti eh, civitavecchiesi vediamo eh, che mh... Restando appunto per quello che riguarda le questioni meteorologiche, purtroppo ci sarà ancora pioggia anche domani eh, e, e le prime schiarite, però ci saranno da domani. Chiedo scusa, le prime schiarite e poi il sereno. Questo è quanto prevede il meteorologo del eh, Messaggero. Speriamo abbia ragione, naturalmente, perché insomma eh, l'acqua e il freddo direi che hanno abbastanza stancato ormai. Andiamo a vedere invece eh, il titolo. Eh, per quel che riguarda il titolo principale della m, pagina locale del Messaggero, perché si parla addirittura di calcio, Mereu, eroe a Sant'Elia, il Civitavecchia, appunto, ottiene eh, i tre punti fondamentali per eh, la salvezza, ma vedremo poi più tardi, meglio nel dettaglio, questa eh, domenica calcistica. Eh, mentre si parla anche di altri argomenti, per esempio eh, di questo che interessa in qualche maniera la questione anche della RSA, con. Eh, altri nove esuberi al centro Boggi, questo il titolo, per, parlando appunto eh, di eh, sanità, eh, e questo appunto è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero su questo argomento. Si parla anche di questo convegno infortuni al femminile che ci sarà. Domani alle 16 presso la sala convegni della eh, compagnia portuale dove si parla appunto degli infortuni sul lavoro eh, delle donne. Poi ancora si parla eh, della questione eh, TIA eh, su Aya e Arsenico. Il Codacons prepara una, uh, una uh, doppia class action. Questo è quanto scrive il quotidiano. Il messaggero che poi riporta anche quest'altra notizia dove si parla di ricerca eh, e dove eh, si eh, evince che eh, dai test sulla saliva sono stati scoperti otto bambini affetti da eh, celiachia. Eh, C'è appunto questa eh, possibilità. E poi invece andando sulla pagina del eh, comprensorio a Santa Marinella. Mm, troviamo questo oh, titolo. Oh, Barbazza, candidato sindaco, sostenuto da quattro liste, guiderà una coalizione di centro-sinistra, tra le proposte un fondo sociale e la rinuncia degli amministratori alla maggior parte degli emolumenti. Questo eh, è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero. E poi come vi dicevo la pagina dello sport con il titolo principale come abbiamo visto sul eh, calcio Mereo Eroe a Sant'Elia eh, 2-1 il risultato a favore dei nerazzurri eh, sul mh, campo del, eh, del Sant'Elia, appunto il Santelia in Sardegna. Eh, una vittoria veramente importante. Eh, anche perché il Civitavecchia adesso ha quota 27 punti in classifica, uno in più rispetto al Selargius che è stato sconfitto ieri 3-0 ad Ostia ed uno sotto il Nola che invece ha fatto 0-0 eh, ad Anzio. Eh, parlando poi degli altri risultati, eh, vediamo ad esempio che c'è questo che riguarda il, la compagnia portuale con eh, il titolo eh, sul, eh, sulla compagnia portuale che col Santa Marinella eh, riesce ad ottenere una vittoria all'ultimo assalto la CPC si aggiudica appunto il derby con il Santa Marinella 2-1 primo tempo brutto ripresa scintillante con l'ultima rete segnata dai rossi nel recupero e poi invece, sempre nel campionato di promozione il Tolfa sciupa ed è castigato a Fiumicino per 3-2. Tolfa in versione eh, trasferta, sciupa un'altra chance per fare il salto in funzione della classifica contro il città di Fiumicino. I Colinari rimediano l'ennesima sconfitta con il risultato di 3-2. E questo ehm, è quanto per quel che riguarda la domenica eh, calcistica, descritta sulla pagina del Messaggero oh, di oggi. È, è quanto anche per quel che riguarda la nostra prima parte della rassegna stampa dedicata alla carta stampata, nella seconda come sempre andremo a vedere quello che propongono i quotidiani telematici. Eh, mi fermo soltanto per il consueto spazio pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo eh, per vedere appunto quelli che sono gli argomenti riportati dai quotidiani online. A tra poco vi aspetto.